Quanto dovremmo arrivare a mangiare in bulk? Ma soprattutto, c'è il rischio di esagerare? In questo video vedremo i due approcci di bulk, quindi il bulk sporco e il bulk pulito, cosiddetto lean bulk, e capiremo qual è migliore in base alle circostanze. Prima di tutto però fermo, ci segui qua su YouTube, sei iscritto al canale, perché tantissimi di voi vedono i video ma non si iscrivono al canale. A voi non costa veramente niente, ma ci date un aiuto non da poco. Quindi iscrivetevi, attivate la campanellina e andiamo col nostro video. Per iniziare dobbiamo capire che cos'è la fase di bulk e perché viene fatta. Il bulk sarebbe la fase di off-season, la fase in cui l'atleta deve costruire quelli che sono i suoi muscoli. È una fase essenziale, importantissima, in cui lavoriamo su tre aspetti principali. Primo, si guadagna massa muscolare, si lavorano quelle che sono le carenze muscolari, le proporzioni tra i diversi distretti, si lavora a livello metabolico, ossia si cerca di raggiungere un set point metabolico elevato, alto. Andiamo per gradi. Primo punto, si guadagna massa muscolare. Ovviamente è importantissimo quello di mettere più tessuto muscolare di anno in anno per un culturista, e per farlo serve un surplus calorico. Ora, il surplus calorico non deve essere super mega esagerato, in realtà deve essere di circa un 10-15% delle calorie che noi bruciamo. Nel nostro bilancio energetico dovremmo mangiare un 10-15% in più rispetto alle calorie che generalmente consumiamo giornalmente. Se saliamo troppo, il rischio nel momento in cui si sale troppo di surplus calorico è quello di accumulare troppa massa grassa e addirittura inficiare quelli che sono i benefici a livello di adattamento muscolare, ossia nell'antagonismo tra tessuto muscolare e tessuto adiposo. In realtà un tessuto adiposo prevalente troppo elevato porta a far sì che il surplus sia preferenzialmente direzionato verso il tessuto adiposo. Di questo abbiamo parlato meglio nel nostro video corso su Renonation, e anzi, se non conosci Renonation, la nostra community, il link qua sotto in descrizione, dove puoi esplorare quelli che sono i nostri video corsi sul bodybuilding. Tornando al secondo punto, le carenze muscolari, beh, queste vengono allenate col surplus calorico, logicamente, perché dobbiamo aggiungere muscoli, ma soprattutto quando si parla di proporzione da una split di allenamento adeguata, e anche di questo parlo vedremo casomai in altri video. Il terzo punto, forse il più interessante, è quello dell'adattamento metabolico, ossia un aumento graduale di calorie che ci deve essere assecondando quello che è l'adattamento metabolico normale e fisiologico del nostro corpo. Cosa vuol dire? Ecco, approfondiamo quest'ultimo punto perché è molto importante. Immagina di mangiare 3000 calorie e di stare in omeostasi, quindi stai in una situazione di stallo, il peso non si muove, mangi 3000 calorie, il tuo input energetico, e ne brucerai anche 3000. 3000 è anche il tuo output. Sei in una situazione di bilancio energetico statico, stallo, bilanciato, possiamo dire. Ora decidi di aggiungere alla tua alimentazione 100 grammi di riso in più, quindi più o meno 350 calorie. Il tuo input passerà da 3000 a essere 3350 e il tuo output rimane sempre a 3000, quindi sei in surplus calorico, più o meno un 10% di surplus calorico. Questo ovviamente ti porterà lì per lì a guadagnare del peso, a prendere peso, ma nel giro di qualche settimana il tuo output energetico salirà e arriverà a parificare queste 3350 calorie. Ossia, non è che se mangi 100 grammi di riso in più al giorno inizi a ingrassare all'infinito, a diventare di 300-400 kg. A un certo punto ci sarà una situazione di stallo. Ecco, questo fenomeno di adattamento metabolico si chiama adaptive thermogenesis, ossia termogenesi adattativa. È un sistema di sopravvivenza nel nostro corpo che è un super fan dell'omeostasi e vuole mantenerla a tutti i costi. Torniamo quindi ai nostri tre punti. Come abbiamo detto, il primo punto, costruire massa muscolare, è quello che è il nostro scopo, e abbiamo detto che serve un surplus minimo. Ma attenzione, capiamo bene che per garantire questo surplus minimo, quindi di un 10%, noi basta che aggiungiamo 100 grammi di riso e rimaniamo là, ma dovremmo muoverci in funzione di quello che è l'adattamento metabolico del nostro corpo, e quindi gradualmente e a piccolissimi step aumentare un filo le calorie. Ossia, aggiungo, l'output aumenta, aggiungo di nuovo, l'output aumenta, eccetera eccetera. Quindi quanto dovremmo stare in surplus, quante calorie dovremmo mangiare? In questa review del 2019 è stato analizzato bene o male tutto quello che è il background scientifico che abbiamo in materia. Ecco, dei dati super precisi non possiamo averli perché logicamente c'è tanta varietà e non ci sono studi condotti su bodybuilder agonisti, ma quello che emerge è che bene o male per lo sportivo che vuole mettere peso, massa muscolare, si dovrebbe mantenere un surplus di circa 300-500 calorie, che è appunto quel 10-15% più o meno di cui parlavamo. Questo per minimizzare quello che è l'eventuale
eventuale accumulo di tessuto adiposo che potremmo avere se esagerassimo con le calorie. Per mantenere questo surplus, come abbiamo detto, non basta aggiungere 300 calorie, ma dovremmo aumentare poco, gradualmente, ogni volta che vediamo che la nostra condizione, la nostra performance e il nostro peso stalla per circa 2, 3, 4 settimane in base al periodo di off season. Abbiamo parlato meglio nel video corso di nutrizione su Rhino Nation, link qua sotto in descrizione. Arriviamo infine all'ultima domanda: ma cosa succederà quando attueremo questo surplus? Cioè, che cosa ci possiamo aspettare? Avremo un aumento della massa magra, che è logicamente il nostro scopo, ma anche un aumento della massa grassa, che è assolutamente fisiologico. Questo è inevitabile perché mentre la massa magra ha bisogno di tempi specifici di adattamento, perché è un meccanismo di sopravvivenza, un meccanismo di adattamento dall'allenamento, quindi non è che più mangiamo più cresciamo e possiamo velocizzare il processo è quello e ha bisogno di tempo. La massa grassa è una massa di deposito, quindi il surplus, quello che non utilizziamo, bene o male lo accantoniamo là, e quindi ha delle tempistiche molto più veloci, molto più rapide. E qua la domanda: ma non conviene allora avere un surplus ancora più piccolo, veramente veramente minimo, per cercare di evitare del tutto di prendere massa grassa? E da qua viene fuori il modello del Lean Bulk, che ha delle importanti falle nel suo sistema, cioè teoricamente non fa una piega, ma in realtà è fallace come approccio. Questo per tre ragioni principali, che adesso vediamo. Il primo, perché in questo modo ridurremo molto in realtà quello che è l'aumento della massa muscolare. E la massa muscolare aumenta non perché il surplus di per sé è anabolico, ma perché questo surplus ci permette di lavorare meglio in palestra, di migliorare la nostra performance in sala e quindi conseguentemente di mandare un messaggio segnalatorio di adattamento al nostro corpo. E quindi automaticamente cresceremo. Per cui un minimo del 10-15% serve per far percepire al nostro corpo questo benefit di performance. La seconda è che è vero che noi aumenteremo i livelli di grasso, ma sarà sempre all'interno di un range fisiologico ed è importante che sia così. Non dobbiamo diventare obesi ed anzi molto spesso questo accumulo ci permette di uscire da una situazione di BF molto molto bassa, che è quella tipica quando concludiamo una gara, cioè siamo veramente veramente tirati, ed è una BF che non ci rende anabolici, ci rende in realtà catabolici, quindi tendenzialmente inibisce qualsiasi processo di creazione di tessuto muscolare. Questo perché per crescere non dobbiamo essere in una situazione di allarme. Ed inoltre, detto tra di noi, è vero che avremo un filo più di grasso durante la fase di preparazione, ma se ne andrà molto facilmente, quindi non è un problema. Il terzo punto importante è il discorso proprio del set point metabolico. Ossia, se io parto con calorie molto basse perché non le ho aumentate in fase di off season, inizio il mio periodo di preparazione gara o di definizione, quello che succede è che nel giro di poco sarò molto basso di calorie, mentre invece se parto per esempio da 5.000-4.000 calorie avrò molto margine di discesa e alla fine del mio periodo di cut sarò molto più alto. Ora è vero che di per sé il quantitativo calorico non è un qualcosa che porti sul palco, ma stare alla stessa BF, allo stesso tiraggio, alla stessa condizione con calorie molto più alte ci porta a diversi benefici. Generalmente un aspetto estetico molto più gradevole, molto più esplosivo, molto più anabolico. E se ti interessa un video su questo argomento, di nuovo scrivimelo qua sotto nei commenti, perché ci dedicherò un video apposito, perché merita come discorso. Bene ragazzi, questo è tutto per questo video, spero di avervi dato degli spunti interessanti. Qualsiasi domanda qua sotto nei commenti sarò ben lieto di rispondere, e noi ci vediamo al prossimo video.